Il Festival del Classico, che come sempre noi qui, per il nostro piccolo posto delle parole, seguiamo. Il Festival del Classico è arrivato alla terza edizione. Terza edizione che è costretta, come tutti i festival, a fare una pausa per quanto riguarda la presenza del pubblico, ma comunque a continuare la sua presenza online. Tant'è vero che il Festival del Classico contiene in questa edizione la parola Reloaded, quindi sarà tutto quanto online e noi, conversazione dopo conversazione, andiamo a raccontare alcuni di questi incontri. E curiosando tra gli incontri, sicuramente non può passare inosservato un incontro dove si parla del demone di ogni uomo. Ivano Dionigi, buonasera. Buonasera a lei, l'ascoltatore. E benvenuto, benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole. Ricordo che Ivano Dionigi è latinista, presidente della Pontificia Accademia di Latinità e del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea e direttore del Centro Studi La Permanenza del Classico dell'Alma Mater Studiorum, cioè a dire dell'Università di Bologna, dove tra l'altro lei è stato anche rettore per diversi anni, dal 2009 al 2015. Ora, il professor Dionigi sarà presente al Festival del Classico con due appuntamenti, il primo dei quali mercoledì 2 dicembre insieme con gli studenti, e il secondo, quello aperto a tutti, ovvero il demone di ogni uomo, un incontro che vedrà come protagonista Ivano Dionigi e Pietro del Soldà, un latinista e un filosofo, per incontrare il suo libro Segui il tuo demone. Ma il demone che noi vogliamo conoscere, il demone che noi abbiamo dentro, è un demone molto particolare, non quello a cui possiamo subito pensare. E lo possiamo sintetizzare in una sola parola, non demone, ma come si diceva un tempo, molto lontano ma pur sempre valido, il daimon. E che cos'è, professor Dionigi, il daimon? Ma il daimon ha una lunga tradizione, non voglio parlare del demone, dell'angelo decaduto, c'è tutta una letteratura a questo proposito. Io mi riferisco ad alcune tappe di questo demone che ha avuto alcuni interpreti eccellenti. Sesto, quinto secolo avanti Cristo, Eraclito, famoso la sua definizione, dice: demone è a ciascun uomo il suo modo di essere. Ognuno di noi ha un modo di essere al quale deve rispondere, costituisce la sua identità, o risponde a questa chiamata e allora, ascoltando il suo demone, si realizza oppure non è. Ma chi ha messo al centro questo tema del demone è Socrate, che ha avuto questa grande intuizione di questa figura, di questa figurazione interiore. Socrate dice: io fin da ragazzo ho avvertito dentro di me una sorta di voce interiore, la quale mi ha sempre inseguito e quasi perseguitato, la quale ora mi dice, mi sollecita a intervenire e fare politica. Ora invece mi invita a tacere. Dice: cari ateniesi, voi vi meraviglierete perché io per tanto tempo ho tacuto perché il mio demone mi aveva detto che non era il momento di parlare, perché se vi avessi detto la verità voi mi avreste eliminato, cosa che poi peraltro avverrà. Altre volte invece dice: il demone mi dice ora che io devo parlare, perché di Socrate cosa aveva detto il responso dell'Apollo di Delfi? Aveva detto che di tutte le persone più sagge, il più saggio era Socrate, colui che aveva osato affermare di sapere, di non sapere. E lui che fermava tutti, che discuteva con tutti, una sorta di stalker, è vero, tu chi sei, cosa fai, perché dici questo? Questo Socrate ha osato dire: io ad Atene sono l'unico che fa politica, perché ascolto alla voce del demone, di quello che ci dice, quello che siamo, o meglio quello che dobbiamo essere. Io ho seguito questo filo, ho fatto una corsa così, un salto di oltre 20 secoli su questo demone, e sono arrivato a un grande maestro contemporaneo, al fondatore della sociologia Max Weber, il quale, invitato dopo le macerie della prima grande guerra, oltre un secolo fa, nel 1919, da Libera Lega Studentesca di Monaco,
e questi studenti lo hanno chiamato e gli hanno detto: professore, chi dobbiamo seguire? Quale parte politica? Quale leader? Quale ideologia ci salverà? E lui si rivolge a questa gioventù chiamandoli fratelli e sorelle d'armi, dice: io temo di deludervi, ma io riesco a farvi un solo invito. Ciascuno di voi segua il demone che tiene i fili della propria vita. Ora ci sono dei momenti, e credo che quello di oggi sia questo, anche negli incontri che ho avuto con migliaia, 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 in ben 97 incontri con le scuole in questi ultimi 5 anni, questi giovani, quindicenni, diciottenni, dicono: professore, lei ci invita a far politica, lei ci invita a delle scelte, lei ci invita, ma chi dobbiamo seguire? E allora loro oggi scontano due avversità. Il vento a loro soffia forte in faccia. Una, che si sono eclissate le grandi visioni, la visione socialista, liberale, cristiana, che hanno fondato l'Europa, e d'altra parte sono in affanno le istituzioni tradizionali, quelle sulle quali noi ci siamo formati, la famiglia, la chiesa, i partiti. E allora questi giovani cosa dire oggi? Ecco, l'unica cosa che mi è un fatto di dire è questa: guardate, ognuno di voi è una persona irrepetibile, ognuno di voi è un assoluto, ognuno di voi segua il proprio demone. Cosa vuol dire in pratica? Due cose li invito a fare: uno, a seguire la loro interiorità, a realizzarsi e a tessere il filo, ciascuno in assenza di fili ideologici, politici, per costruire ognuno col proprio filo questa trama della politica, perché oggi un'altra delle vittime, peraltro, della pandemia, siamo alla scuola, io credo che sia la politica. Oggi la politica è sospesa, la politica è assente, ma noi non possiamo fare a meno della politica, perché, come diceva Aristotele, siamo chiamati o condannati alla politica. Allora io dico a questi giovani: ognuno di voi tessa il filo, se procederemo a due, noi ci ritroveremo tutti e ricostituiremo la polis, la città, ognuno con grande responsabilità. Responsabilità è parola latina che deriva da rispondere. C'è una chiamata dei tempi, cerchiamo ognuno di rispondere in base alla propria responsabilità, tenendo presente un'altra cosa, il secondo punto, che i greci come chiamavano la felicità? La chiamavano eudaimonia. Era quello stato d'animo interiore, di esistenza, in cui uno è vigilato, assistito, da un buon demone. Ecco, ognuno di noi ha un po' oggi più che mai pudore, ritegno, pronunciare la parola felicità, perché dopo siamo stati sbattuti violentemente a terra da questa pandemia, quasi a ricordarci che il nostro nome di uomini è scritto in terra, humus, e non in cielo, abbiamo un po' di ritegno a pronunciare la parola felicità. Però io dico ai giovani: ne avete diritto. E allora, seguendo questo buon demone, ecco, uno è costruire il filo, che ognuno ha il suo filo per la trama della politica, e l'altro per cercare di raggiungere la propria felicità, sapendo che non è un bene privato individuale, ma è collettivo. E io ricordo a loro anche questo particolare, che il padre, il profeta dei giovani maledetti contemporanei, il grande Jim Morrison. E se andiamo a Parigi, al cimitero Père Lachaise, cosa vediamo sulla tomba di Jim Morrison? Vediamo una bella lapide che suo padre ha fatto apporre 10 anni dopo la sua scomparsa. E lì in caratteri greci c'è scritto: «Kataton daimona eautu», «mio figlio ha vissuto secondo il proprio demone». Ecco, c'è questo filo che va dal VI secolo avanti Cristo, da Eraclito, passa per Socrate, il grande padre della voce interiore, vero, del demone, che invita ora a intervenire e ora a tacere, un padre dell'intellettuale europeo Weber, che in un momento di difficoltà ha consigliato ai giovani
di seguire questa strada, non deflettendo dalla propria responsabilità individuale. Non c'è un apparato politico su cui contare, non c'è una grande ideologia, però dice: noi agiremo altrimenti, procederemo ciascuno secondo il nostro ruolo e quotidianamente facendo il nostro lavoro individuale. E questo è il momento della responsabilità individuale. Da soli, ognuno per proprio conto, se faremo questo lavoro, seguendo questo demone, ci ritroveremo tutti, ci ritroveremo insieme per ricomporre la civitas, perché noi siamo, come dicevo, chiamati o condannati a vivere tutti in società. Ivano Dionigi, però, seguendo il suo ragionamento che lei ci ha svolto nel corso dei millenni, da Eraclito a Weber, quest'anno sono i 100 anni dalla scomparsa di Max Weber, lo ricordo, filosofo, sociologo, economista, una personalità veramente plurale. Però in questo viaggio nel tempo, e vedendo ad oggi, mi sembra di capire che oggi l'Occidente, per parlare di noi, ha perduto, ma volutamente perduto, il suo daimon. Il mondo moderno sembra abbia scelto la via diversa rispetto alle parole che lei diceva a proposito dell'ideale di Eraclito, di Socrate, dello stesso Weber. L'ideale dei nostri contemporanei non è più quello di diventare quello che si è, ma è altro. Sì, oggi lei dice bene. Oggi l'uomo vuole non più essere ciò che deve, ma ciò che vuole essere. C'è una parola latina, finis, che vuol dire la fine, la morte, il confine, il limite e il fine. Per l'uomo classico coincideva questa triade, perché la vita era un approssimarsi continuo alla morte, dove trovavi la tua fine, trovavi il tuo fine e quello era il confine. Oggi noi abbiamo scomposto questi tre significati. Noi oggi abbiamo delegittimato il limite. Noi vogliamo essere ciò che vogliamo, non ciò che dobbiamo essere. Siamo alla delegittimazione del limite. Oggi Prometeo, la tecnica, vince sovrana e ha spodestato anche la politica. Oggi lo spazio, la grande rete del mondo, ha messo all'angolo il tempo. C'è, diciamo, proprio un apocalisse, un rovesciamento, diciamo così, con una parola un po' impegnativa, antropologica. Solo che, io dico questo, noi se fossimo altrettanto saggi, però, oltre che essere così prometeici, dovremmo riflettere che siamo in presenza oggi di una triplice squilibrio. C'è uno squilibrio ambientale, ecologico, l'antropocene sotto gli occhi di tutti, c'è uno squilibrio sociale, di giustizia, il grande fenomeno dell'immigrazione, adesso l'abbiamo messa tra parentesi per la pandemia, ma siamo solo agli inizi, la nottata non passerà, questi arrivano perché il mondo non è in equilibrio, e poi c'è un equilibrio non sanitario. Allora noi credevamo di essere pronti con qualche magnate americano a prenotare i weekend sulla Luna, e siamo stati da questa pandemia, da un virus invisibile e maligno, sbattuti tutti, tra virgolette, democraticamente, egualitariamente a terra. A ricordarci, dicevo, che il nostro nome è uomo, homo, che deriva da humus, il nostro nome è scritto in terra, non in cielo. Sarà il caso di chiedere un time out, un attimo di sospensione, oppure approfittare di questo time out che ci è arrivato per riflettere, per cui accanto a questo Prometeo infinito, illimitato, dalle infinite possibilità, dalle sorti, è vero, magnifiche e progressive, sarà il caso di riesaminare anche il problema del limite accanto a Prometeo, l'uomo della tecnica, l'uomo del potere assoluto, che viola la natura, che sconfina, che delegittima il limite. Sarà il caso, sarà bene affiancargli anche Socrate, l'uomo che non ha solo il linguaggio specialistico della tecnica, ma quello comune della città, quello che non solo come la tecnica sa di sapere, che lui è saggio perché sa di non sapere. Oggi forse non stiamo sperimentando anche tutta l'ignoranza di fronte a questa pandemia, di fronte a Prometeo che da tutte le risposte
immediate. Non sarà il caso di avere uno stalker interrogante come Socrate che pone le domande di fronte a Prometeo che linearmente orientato tutto al futuro, al novum, al mai visto, all'inatteso, a questa sorta di Atene digitale. Non sarà il caso di affiancare Socrate che ci fa vedere l'altro versante del notum, della storia, dei classici, dei padri, dei maestri. Non saremo forse un po' più interi? Non abbiamo bisogno, ecco questo io ritengo oggi, noi abbiamo un triplice bisogno, credo, di educarci al tempo, fare pace col tempo, recuperare il tempo che è stato messo all'angolo dallo spazio, perché il tempo vuol dire tendere una linea tra la memoria dei trapassati verso il progetto per i nascituri. Dalla vita di questo patrimonio le azioni non le deteniamo solo noi viventi, le detengono anche i trapassati e i nascituri. Quindi uno è il tempo che dobbiamo recuperare, soprattutto i giovani che vivono, come ha detto un filosofo, all'inferno dell'uguale, questo presente continuo. Abbiamo commesso un delitto ai giovani, abbiamo staccato la spina dalla storia. Per loro questo unico presente è una sorta di gas nervino. È fondamentale riscoprire la memoria dei trapassati e il progetto dei nascituri. Il primo tema è il tempo, il secondo è quello delle domande. Noi dobbiamo... Dove sono finiti i perché interrogativi? La domanda è di Agostino, tu chi sei? Ecco, tanti parlano, ma alla domanda tu chi sei, chi sa rispondere? E poi educarci a che cosa? Educarci a una visione dell'insieme, a un'arte della sintesi. E abbiamo bisogno di vedere le cose. Avevamo scisso tutta economia, tutta tecnica, tutte, e oggi anche questa pandemia ci costringe a che cosa? Non usciamo da questa alternativa salute, lavoro, è vero, tutto sta assieme. E qui quindi la grande necessità di recuperare la politica, l'aveva detto anche Platone nel Protagora. E Prometeo ha dato la tecnica, l'uomo si difendeva costruendo caverne, attrezzandosi contro gli animali con delle armi, ma continuava a morire perché non conosceva la politica. E la politica deve governare la tecnica. E oggi c'è un grande paradosso. La tecnica è globale, invece la politica è locale. Avremo bisogno di una sorta di ius mundi, che siamo qui a balbettare sullo ius culture e lo ius soli. Ecco, dobbiamo riscoprire il tempo, riscoprire la politica come visione dell'insieme e porci delle domande. È vero quello che lei diceva. Oggi il mondo ha proceduto per decenni e decenni unilateralmente verso una direzione, però si ha l'impressione alcune volte che abbia smarrito il senso, che sia capolinea. E allora forse a questo Prometeo bisogna affiancargli Socrate, quello del Daimon. E vorrei ancora, professor Dionigi, rimanere proprio su questa figura di Prometeo, che spesse volte è stata frutto anche di fraintendimenti. Però Prometeo, ricordo non ricordo la tragedia, ma ricordo benissimo le parole volevo farlo il mio sbaglio, non intendo negarlo. Ecco, Prometeo aveva quest'ibris, questa ambizione, questa presunzione, però agganciato alla montagna, in ogni modo lui dà in ogni modo della speranza alle persone che rimangono. È vero, lui aveva il peccato dell'orgoglio, della presunzione. Però quando è stato relegato, inchiodato alla montagna, c'è quella speranza del fegato che ogni giorno rinasce. Sì, ecco, questo è vero. Io sottolineerei del Prometeo incatenato di Eschilo, se vuole, un altro aspetto che ci può aiutare a riflettere. Prometeo dice: io ho scoperto il numero, ho scoperto le lettere, ho scoperto la navigazione. Tutto è derivato da me, da Prometeo. E poi dice, ma di tutte le scoperte, una soprattutto io ho data all'uomo, e questo è terribile, gli ho dato cieche speranze, tiflas elpidas. Io non gli ho ricordato che lui è effimero, io non gli ho fatto ricordare quello, ecco, io quel
gli ho dato la dimenticanza del suo essere effimero. Ecco, Prometeo, ecco, noi abbiamo dimenticato che Prometeo ci ha insegnato le arti e le tecniche, però ci ha detto anche siete effimero, durate un giorno voi. Questo però dice io gliel'ho nascosto, non gliel'ho fatto presente perché altrimenti l'uomo si sarebbe disperato. Cioè, nel Prometeo integrale c'è tutto. È chiaro che la visione classica era una visione non ottimistica. La speranza fa irruzione nella storia dopo, col cristianesimo che sarà poi laicizzato dall'illuminismo e delle altre visioni. La classicità, se non unitariamente, se non integralmente, ma prevalentemente, è nel segno della circolarità, del ritorno, di una visione sostanzialmente pessimistica. Questo è il tema, questa visione ciclica che ritorna, ecco. Per cui il Prometeo della classicità noi l'abbiamo un po' modernizzato, noi oggi siamo proprio proiettati proprio a delegittimare il limite, addirittura parliamo di avviarci verso una società postmortale. Io non voglio frenare gli entusiasmi di nessuno e non porre limiti, perché l'intelligenza umana deve guardare avanti e ha fatto grandissimi progressi e siamo forse solo agli inizi di nuove ere. Però noi in questi ultimi 6-8 mesi abbiamo sperimentato anche altro. Direi che il discorso di quella parola finis latina dovremmo cominciare a scomporla, finis che è la fine che tanti hanno sperimentato in questo periodo, la morte. Finis è il confine che puoi valicare, andare al di là del confine. E poi c'è finis il fine. Ecco, direi che mentre il confine sappiamo qual è, la fine sappiamo qual è, oggi facciamo fatica a trovare il fine, il telos, quello che i greci chiamavano il telos. Perché vede, siamo reduci da un grande passato, da grande arte, da grande cultura, filosofia, rivoluzioni scientifiche, ideologie che hanno spinto l'uomo in avanti. Ora abbiamo avuto l'eclissi di questo, la storia non finisce, la storia continua. Spetta a noi oggi trovare nuove parole e nuove idee. Io credo che dopo questa apocalisse ha da essere la genesi, e spetta a noi, spero. Per questo io faccio un appello anche ai giovani, perché per uscire da questa apocalisse ci vorrà 1-2 lustri, quanto ci vorrà non lo sappiamo, e dovranno essere questi giovani che noi teniamo in casa, abbiamo addomesticati, li abbiamo tenuti dentro la domus. Non va bene questo. Ai giovani bisogna renderli protagonisti dei fenomeni che avvengono, perché saranno loro a guidarci un giorno, loro non sono il futuro, è un inganno dire che sono il futuro, loro sono il presente, diceva Erasmo, sono il bene più prezioso della città. A loro e con loro spetta formarci nuove visioni del mondo, nuovi futuri, nuove parole d'oro. Noi abbiamo bisogno di un lessico nuovo. Io credo che noi dovremmo approfittare di questo time out oggi che ci è imposto per trasformare questo brutto cronos, brutto tempo, in una sorta di kairos, di grande opportunità di ripresa. La direi così, per tornare dall'apocalisse alla genesi. Ivano Dionigi, leggendo il suo libro Segui il tuo demone, ricordiamo pubblicato dalla casa editrice La Terza, mi è venuto in mente poco fa quando lei parlava della situazione attuale, quando lei in questo saggio parla di quelli che oggi ci rappresentano, no? Che si raccontano, redigono ricette, no? sanno parlare per stupore. No? Sanno creare dei titoli, però non sono, lei dice in questo libro, non ci sono attuali. Potremmo dire in altri termini, come noto qui nella nota fatta su questa pagina, ma forse è la domanda che mi sono posto e la pongo anche a lei in questo momento, Ivano Dionigi, ma noi oggi abbiamo forse bisogno di uomini
nei quali riporre semplicemente una parola, quella la speranza, perché altrimenti queste persone che ci parlano, parlano di tutto, ma non parlano di noi, come lei scrive. Sì, lo dice bene Agostino, loquaces muti sunt, blaterano ma sono muti. Oggi c'è un tema proprio questo, direi, che tra i tanti temi ce n'è uno che è quello della parola. La parola è la nostra marca distintiva, l'ha detto Aristotele, il logos, è vero. Il più bel commento con la pagina di Aristotele la trovo in una pagina di Don Milani, in una lettera in parte scrisse a Biagio Agnes, allora presidente della RAI, dove diceva: chiamo uomo chi è padrone della sua lingua. E quindi quello della parola è fondamentale, è sempre stata fondamentale, ma più che mai oggi nell'era della comunicazione, anche lei, voi lavorate nei media, e credo che questo sia più che mai, perché oggi i colpi di Stato non avvengono a suon di armi o di cannone, avvengono a colpi di parole. Oggi il linguaggio viene sequestrato da alcuni padroni che mandano in esilio i cittadini della parola. Vuole qualche esempio? Lei prenda la parola dignità, la parola politica, la parola pace, che sono delle parole indivisi, indivisibili, appartengono a tutti. Ebbene, la dignità, che ne è della dignità oggi? La dignità l'hanno ridotta a un decreto, il decreto dignità. E la politica? La politica ha un contratto. E la pace ha un condono fiscale. Ecco, siamo ai padroni del linguaggio, all'impoverimento del linguaggio. E diceva Platone che parlar male, oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima. Ora, il vero potere è quello della parola. La parola ha un potere immenso, e oggi nell'era della comunicazione, come ha avuto occasione di dire anni fa il mio caro amico Daniele Del Giudice, la parola è la materia prima, come il carbone, come il ferro, oggi più che mai. E qui mi piace ricordare un grande maestro, uno dei maestri degli incantamenti verbali, Gorgia, che dice che la parola può tutto, può spegnere la paura, può eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione. Gorgia, che diceva che tutta la vita è una battaglia di parola, vero falso, bello brutto, giusto ingiusto, e a seconda che la parola unisca, e allora è simbolica, il simbolo salva, ma può essere anche diabolica, la parola può anche dividere. E la parola, in Cicerone, poco più che ventenne, scrive l'invenzione retorica e dice: io mi chiedo quotidianamente se sia più il bene o il male che fa la politica la parola. E cosa dice Cicerone? Quando la parola è proprietà e appannaggio degli eloquentes, di quegli uomini che coniugano, che affiancano al bel dire, il bel pensare, alla sapienza, all'eloquenza, allora si redigono costituzioni, cessano le guerre, le città progrediscono. Ma Cicerone, consapevole del duplice taglio della parola, dice: se per converso esamini il fallimento di Costituzione, la distruzione di Stati, lo scoppio delle guerre, dico che questa è responsabilità dei disertissimi homines. Cicerone contrappone gli eloquentes, i sapientes della città, che salvano la città, ai disertissimi, che sono gli abili parlatori, sono i demagoghi. La parola e la politica, questo è un altro grande tema oggi. Come la parola e la guerra. La parola e la guerra, dicevo. E io farò una lezione ai giovani, proprio prendendo questo verso lucreziano, alcune parole lucreziane: dictis non armis. Lucrezia ha fatto una grande rivoluzione, ha cambiato il mondo, non come Ercole, gli eroi mitici che sono serviti delle clave, delle armi, come i guerrieri con le armi, ma dictis, con i dicta, con le parole veridica, parole che dicunt vero, le parole che dicono la verità. E la parola può tutto, la grande arma della parola. E credo che oggi noi, la parola vera è quella che aderisce alla realtà, che trasmette la parola non è un contenitore,
non è un vestito, non è un fodero di una spalla, la parola genera il pensiero, non lo custodisce. Noi oggi non abbiamo pensieri perché non abbiamo parole nuove, ci suonano. E questo è il grande tema oggi, di riscoprire le parole e soprattutto di riscoprire, parlo con un organo di informazione, la comunicazione. Da cosa deriva comunicare? Cosa vuol dire comunicare? Comunicare? Cosa vuol dire comunicare? E dare notizie, correre a sinistra e a destra della propria ombra per dare notizie eclatanti? Sarebbe troppo semplice. E usare la notizia come clava nella testa. Cos'è comunicare? Comunicare è una parola bellissima, composta da cume munus. Cume insieme, munus è la funzione, la proprietà, la prerogativa, il regalo. Ognuno di noi deve mettere in comune la propria funzione. Questo è comunicare. Comunicare. Che proprio poi è il dialogo, quel logos, quel ragionamento, quella parola che attraversa gli altri e diventa un dialogo dove il confronto tra le varie ragioni. Oggi questo è questo che manca, non abbiamo, perché non abbiamo pensieri, perché non abbiamo parole, perché la parola genera il pensiero. Ci sono state delle parole che hanno cambiato il mondo, alcune parole, pensiamo alle grandi parole del Vangelo, le parole della Rivoluzione Francese. Ci sono dei messaggi, delle parole che mobilitano le coscienze individuali e quelle collettive dei popoli. Noi oggi ecco, abbiamo un lessico stanco, abbiamo un lessico con una parola intendiamo molte cose, con molte parole la stessa cosa. E diceva un retore del terzo secolo, noi quando comunichiamo tra di noi dovremmo usare le parole ottima, le migliori, e dice significanze, che hanno un significato. Invece, senti cosa dice? Dice, noi invece usiamo i verba ovvia. Le parole ovvie, obvious deriva da ovvia, quelle che trovi sulla via, che tutti calpestano, che tutti usurano. L'ovvietà, le parole ovvie, quelle che ti vengono incontro, non sei tu che le crei, ma le trovi sulla strada e che tutti usano. Le parole ovvie, ovvia. È un bel problema questo oggi, un bel problema. E poi c'è una grande differenza. Noi usiamo vocaboli oggi, non parole. Prendiamo, io lo dico ai ragazzi, prendete il vocabolario, quello è un cimitero di parole. E voi quando traducete dovete individuare la voce giusta, la dovete reinserire nel testo e riprende vita. Quella è la parola, quella è la parola. Il resto sono vocaboli, sono voci cadaveriche, inanimate. Noi oggi, anche la nostra politica è così... così anoressica di parole, così soffre di anoressia di parole, mancano idee, mancano parole, ma questo non vuol dire che la storia, vuol dire appunto che bisogna, come diceva Weber, anelare quotidianamente, mettersi al lavoro e che in attesa di crearne di nuove, ecco, in questo c'è la speranza, non è qualcosa di esterno, deriva da noi, se vogliamo conservare la nostra posizione erette di bipedi con lo sguardo rivolto all'alto, altrimenti c'è un'altra scelta, quello di fare i quadrupedi. Quello di fare i quadrupedi, Ivano Dionigi, però quando lei diceva oggi che non abbiamo più parole, non abbiamo più pensieri perché non abbiamo le parole, dobbiamo ritornare alla citazione che lei ha fatto della lettera di Biagio Agnes a Don Milani. Non abbiamo più parole perché non siamo più padroni della nostra lingua. Però vorrei porle una domanda. Lei cerchi di rispondere come potremmo rispondere noi. Se Agostino fosse qui oggi e venisse a chiedere a ognuno di noi, tu chi sei? Quali parole useremmo noi? Chi siamo noi? Noi oggi facciamo fatica a rispondere perché siamo ossessionati dal pronome io. Per poter rispondere bisogna avere il concetto dell'altro, perché l'altro introduce, l'ha detto qualcuno ben più competente di me, introduce una nozione di verità all'altro. Noi oggi siamo ossessionati dalla domanda, dal pronome di prima persona. Io credo che il pronome di prima persona sarà destinato
a rimanere sulle grammatiche, ma oggi o adottiamo il pronome noi. Ecco, se Agostino ci viene a chiedere oggi tu chi sei, faremmo fatica, credo a rispondere, perché non sappiamo riscoprire l'altro, siamo un po' smarriti perché non abbiamo l'altro su cui specchiarci, insomma, anche questa prima l'immigrazione, adesso la pandemia, proprio l'altro l'ha notato lei, che alla prima volta allo spirito di solidarietà si è sostituita adesso la indifferenza, la intolleranza, quando va bene la depressione, quando va male l'aggressività. Stiamo smarrendo. Agostino, lui dice tu chi sei? Agostino dice l'ho chiesto agli astri, l'ho chiesto ovunque. Alla fine mi sono detto tu chi sei? Sei un uomo. E Agostino ci ha ricondotto al limite, uomo da us, un uomo che dove ci sono i due picchi, un uomo dove dentro c'è l'elemento divino e per quelle immagini di Dio, tutto è possibile, ma sei uno che vivit mortaliter, dice Agostino. L'uomo è uno che è un vivens mortale, è uno che vive in attesa di morire. Ecco, questa è la concezione di Agostino. Vivere, quindi la vita, e Agostino sapeva cosa vuol dire vivere, perché lui la vita l'ha bevuta fino in fondo, veramente la vita, però ecco, avendo presente il limite, ecco, uno che vive sapendo che qual è il suo destino, quindi l'antitesi, proprio questo. E qui credo che ci sia la coincidenza che con la grande tragedia greca, molte le cose meravigliose e tremende, ma nessuna come l'uomo, perché l'uomo ha posto rimedio a tutto e a tutti, ha trovato un farmaco per tutto ma non per se stesso. E qui ad un certo punto l'alfa e l'omega vengono a coincidere, ecco. Non lo so, altri forse scienziati, altri più che hanno più familiarità con altri pensieri, con altre visioni, forse riescono a dare altre definizioni di uomo, ma credo che questo essere meraviglioso e tremendo, essere più stupendo e tremendo rimane l'uomo, rimane, e Agostino l'aveva ben presente in questa sua proprio, in questo diremo simbolo proprio, vivit mortalite, vive in attesa, questo uomo la cui vita coabita con la morte. Questo è il tema oggi, che noi abbiamo cercato di rimuovere. Noi abbiamo cercato di rimuovere, ma come dico, questa pandemia, dai carri funebri di Bergamo alle terapie intensive, al girare mascherati, ma facciamo finta che non sia successo niente, continuiamo a celebrare quotidianamente i nostri trionfi tecnologici e siamo qui ancora a balbettare sulla medicina. Guardavo l'altro giorno un passo di Lucrezio sulla peste di Atene, dice Lucrezio che allora musabba tacito medicina timore, la medicina allora muta e timorosa musabba, musare è un verbo onomatico, vuol dire fare, quando uno interroga uno risponde balbe, non sa cosa fare. Allora la medicina non sapeva che pesci prendere. Non sono 8-10 mesi che la scienza non sa ancora bene qual è l'identità di questo virus. Allora ritorniamo a questo Socrate che sa di non sapere, un po' di saggezza forse da inoculare in tanti Prometei, è vero? Non sarà il caso forse di tenere, ecco io dico questo, di tenere tutto assieme, di tenere tutto assieme. Non esistono solo le risposte, esistono le domande. Io quando trovo dei giovani che mi fanno le domande, io sono felice, perché un giovane che ti fa delle domande ha già scartato tante risposte, già oltre. L'avevo detto anche Heidegger, che l'interrogazione è la pietas del pensiero. Noi abbiamo bisogno di riscoprire un po' quello che Agostino chiamava il grido del pensiero, il clamor cogitationis, insomma. Abbiamo voluto fare un po' troppo e poi abbiamo delegato troppo. Qua, tornando alla sua domanda, Agostino ci dice chi siamo oggi. Facciamo fatica a rispondere perché rispondiamo per
interposta persona, abbiamo delegato la nostra risposta ad altri, se lei ci pensa bene. Adesso poi sotto la pandemia la delega è assoluta, la politica è sospesa, cioè mi viene in mente il mio Seneca che dice che ci importa molto più stare al mondo che vivere. C'è una bella differenza tra vivere esse, tra vivere e stare al mondo. E Agostino credo che ci inchioderebbe su questo un po', ci inchioderebbe. Credo che viviamo una vita non in prima persona ma un po' delegata, così siamo bravi a delegare, siamo bravi a delegare. Non vede che da in ogni dove chi ha posti responsabilità rifugge dalla responsabilità. C'è una fuga dalla responsabilità. E allora se uno non vuole delle responsabilità accetti di avere una vita privata. Se uno accetta di guidare un comune, un paese, un'università, un'azienda, deve assumersi le responsabilità. Ecco, tante cose anche ultimamente non sono andate bene perché non ci si assume le responsabilità. Hanno rivendicato responsabilità i sindaci una volta che il governo gliel'hanno dato, gli hanno dato addosso al governo. Ha presente questo fenomeno? Il principio di responsabilità, tra l'altro, mi viene in mente uno straordinario scritto di Hans Jonas che è sicuramente utile riprendere in mano alla luce delle parole che abbiamo ascoltato da Ivano Dionigi per anticipare l'incontro che avrà al Festival del Classico organizzato dal Circolo dei Lettori di Torino giovedì 3 dicembre alle ore 18:30 insieme con Pietro Del Soldà. Ricordo anche i nostri ascoltatori il libro, il nuovo libro di Ivano Dionigi pubblicato dalla Terza, Segui il tuo demone, 4 precetti più 1. Prima di salutarci, Ivano Dionigi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, io sono uno che rilegge un po' gli stessi libri, mi sono riletto un po' così, parlo a Zarathustra, mi vado rileggendo alcune pagine della Bibbia, insomma, là dove si parla appunto di questo uomo, che tu l'hai fatto poco meno di un Dio, questo uomo poco meno di un Dio, però che è stato chiamato Adamo, che vuol dire polvere di suolo. Ecco. Amo molto leggere così la Bibbia, amo molto leggere così un po' i soliti libri, il mio Lucrezio, un po' Nietzsche, così. Ecco. E ovviamente ho letto il Lucrezio della peste, così, in questo periodo. E anche alcuni temi sul tempo, questa res preziosissima, dice Seneca. La cosa più preziosa che abbiamo è che la prestiamo gratis, la buttiamo via senza accorgersene, quella che è il tempo. Il tempo. Ecco, noi anche adesso purtroppo dovremo fare un Natale contenuto, spero che sia vero, tutti proiettati a fare i regali, ma c'è una cosa, la più bella di tutti che noi potremmo regalare a un ragazzo, a una persona sola, un anziano, un malato, un amico. Uno va lì e dice adesso sto un'ora con te, di cosa dire? Ti regalo del tempo, quello è il più bel regalo. Perché? Perché è la cosa più preziosa, che non si compra e non si vende, il tempo. E noi oggi potremmo un po' cercare di questo periodo in cui siamo costretti proprio a star soli, a meditare un po' questo tema del tempo, perché riscoprendo il tempo forse, perché noi siamo tempo, e guardi perché dicevo che facciamo fatica a riconoscersi, perché oggi va molto di moda la parola faccia. Anche il cellulare, la faccia, la faccina, ma la faccia è qualcosa di statico, è una maschera. Noi abbiamo smarrito l'altra parola, l'equivalente nobile, che è il volto, dal latino volvere, che cambia, che muta. Cos'è che ti dà, cos'è il termometro interiore di una persona, dello stato d'animo? Non è mica la faccia, è il volto. Noi siamo tempo, il tempo è la scrittura del nostro corpo, noi siamo tempo. Ecco, io credo che dopo questa grande rete del mondo, www, dopo questo spazio, è vero,
dobbiamo far pace col tempo che è stato messo all'angolo dallo spazio, un po' il tempo, un po'. Credo che questo tempo che ci aiuti un po' a capire più di noi stessi, degli altri, di quello che sta avvenendo in questi giorni, il tempo. Il volto e il tempo, lo diceva anche un certo Levinas a proposito della dialettica del tempo, che è la dialettica stessa della relazione con gli altri. Ma a proposito di tempo, riprendendo una sua lettura che ha citato poco fa, a proposito della Bibbia, il Qohelet è sicuramente una delle vette massima della dimostrazione di quando io dico non ho tempo. Ecco, dovrei andare a leggere le parole del Qohelet quando si dice questa affermazione, non ho tempo. E sa chi dice che non ha tempo? Sono coloro che non fanno nulla. I saggi, diceva Platone, hanno sempre tempo. Anche nella mia vita è così. Le persone le più impegnate, le persone le più qualificate, le più dotate, hanno sempre tempo. Chi non ha tempo? Se lei chiede qualcosa a qualcuno che non hanno tempo, coloro che fanno di meno, coloro che fanno tante cose hanno sempre tempo, è perché sono vivere per gli altri, e questa è la differenza. Chi vive solo per sé non ha mai tempo. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato.